Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione un'altra anteprima da parte di Corsair che ringraziamo nuovamente. Parliamo delle Corsair Virtuoso RGB Wireless, un headset da gaming con suono 7.1 surround. Prima di vedere meglio nel dettaglio durante questo unboxing le cuffie, partiamo dalla confezione, classica confezione di medie dimensioni con un design molto elegante. Troviamo nella parte frontale l'immagine illustrativa del prodotto, il modello, la compatibilità con PC e PlayStation 4. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa, le principali caratteristiche tecniche, specifiche invece vengono riportate nella parte inferiore. E troviamo anche i loghi che ci ricordano la piena compatibilità al software di gestione Corsair IQ, la tecnologia Corsair Slipstream per quanto riguarda il collegamento wireless e la certificazione Discord per le comunicazioni di chat vocale. All'interno della confezione troveremo, come sempre, un classico manuale di istruzioni, classici manualetti per quanto riguarda la garanzia, lo smaltimento del prodotto e quant'altro. A seguire troviamo un classico cavo vestito in treccia di tessuto jack, con ambo le estremità jack 3,5 mm placcate oro per sfruttare le Virtuoso con un suono classico stereo. A seguire troviamo un cavo sempre rivestito in treccia di tessuto, scusate, con un'estremità classica USB, l'altra USB Type-C per collegare le cuffie al computer e beneficiare di un suono 7.1 surround attivabile tramite il software Corsair IQ. A seguire troviamo il ricevitore wireless per sfruttare le Virtuoso unità senza fili wireless. È un ricevitore di medie dimensioni, con un rivestimento in alluminio nella parte bassa. Il logo della Corsair si illuminerà una volta collegate le Virtuoso al computer e installato il collegamento alle stesse. A seguire troviamo un microfono di tipo flessibile con un connettore mini USB. Troviamo anche uno spacco che ci permetterà di inserire meglio il microfono al di sotto del padiglione sinistro delle cuffie. Troviamo anche un tasto per il mute del microfono. Quando disattiveremo il microfono, verrà attivato un LED di colore rosso nella parte terminale del microfono. E qui possiamo trovare anche il foro per captare la nostra voce. Un microfono che, stando alle specifiche tecniche rilasciate da Corsair, è stato migliorato per avere una voce quanto più cristallina, chiara, pulita e diciamo presente. Ed infine troviamo le cuffie stesse che sono le Corsair Virtuoso RGB Wireless. La versione che abbiamo ricevuto è quella in colorazione bianca, è disponibile in commercio anche la colorazione nera. La colorazione bianca, come possiamo osservare, non è interamente di colore bianco, le principali finiture e inserti nella parte esterna sono di colore bianco, mentre quelli là interni sono di un grigio chiaro che contrasta perfettamente al colore bianco. La headband ha una struttura interna in alluminio, quindi ci permetterà una buona flessione con una ottima resistenza. È un rivestimento esterno in ecopelle di colore bianco, mentre nella parte interna di colore grigio chiaro, come dicevamo, buona imbottitura, possibilità classica di aumentare l'ampiezza delle cuffie in modo da calzare meglio sulla testa di ogni persona. Qualche piccolo dettaglio, come possiamo vedere, la serigrafia Corsair su ambo le giunture, che sono giunture in alluminio, anche quelle che mantengono i padiglioni per migliorare la durata e la qualità generale del prodotto. Possiamo osservare i padiglioni esterni con una superficie e struttura in plastica. Nella parte centrale troviamo una finitura lucida, come possiamo vedere, il logo della Corsair che verrà illuminato del colore e con l'effetto che noi vorremo, impostabile sempre tramite il software IQ. Padiglioni con un minimo di gioco sono tiltabili, quindi con un minimo di gioco laterale e la possibilità di essere girati in modo da riporre le cuffie una volta terminate le nostre sessioni di gioco di utilizzo, sia per agevolare la calzata sulla testa di ogni persona.
Nella parte inferiore di ogni padiglione troviamo, partendo dal lato destro, il tasto per attivare la modalità cablata o la modalità wireless. Troviamo una rotellina, sempre in alluminio, per abbassare o aumentare il volume, questo per quanto riguarda il padiglione di destra. Per quanto riguarda il padiglione di sinistra, troviamo in ordine l'ingresso Type-C per collegare le cuffie e saggiare del suono 7.1 surround, l'ingresso jack 3,5 mm per, diciamo, saggiare del suono classico stereo, ed infine l'ingresso per inserire il microfono. Anche qui, come possiamo vedere, troviamo questa sorta questo pezzettino di plastica che ci permetterà di inserire meglio e in modo obbligato il microfono, come possiamo vedere, in maniera del tutto veloce e pratica. Così si presentano le cuffie con il microfono installato. Essendo delle cuffie wireless, è integrata una batteria nel padiglione, durerà circa 20 ore. Ovviamente nei nostri test vedremo se veramente dura 20 ore e in che modalità, quindi se magari possiamo attivare o disattivare l'illuminazione esterna del logo dei cursor e anche altre condizioni di utilizzo. E niente, per adesso vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete ulteriori immagini dettagliate del prodotto, i nostri test, le nostre considerazioni e le conclusioni circa questo nuovo e a una prima occhiata interessante prodotto da parte di Corsair. Con questo è tutto, un saluto allo staff.